Gavazzi, un trofeo alla guida che forse non è stato quello che la Eolocometa si aspettava. Ma sapevamo che in discesa poteva esserci un po' di selezione, e purtroppo 25esima posizione c'è stato un buco e lì un po' la corsa si è decisa. Abbiamo provato a inseguire, ma davanti c'erano squadre le più forti e diciamo che comunque, lasciando stare quel passaggio lì, dobbiamo essere contenti della condizione che sta crescendo. Adesso arrivano appuntamenti importanti come la Tirreno, la Sanremo, e fa parte del gioco. Una volta si vince, una volta si perde, ma è importante essere uniti e continuare sulla stessa linea tutti insieme. Ecco, inizia una seconda stagione dal quale la Laiolo ci si attende molto, anche perché insomma l'esordio è stato più che positivo. Sì, no, ma adesso fortunato alla Ruta del Sole ha fatto secondo, Albanese va forte, abbiamo già vinto una corsa e comunque siamo sempre protagonisti, corriamo bene e correndo così i risultati arriveranno di sicuramente. E dal punto di vista personale invece cosa ti aspetti da questa stagione? Ma sono a disposizione della squadra, a mettere la mia esperienza a servizio dei giovani, e poi quando ci sarà l'occasione, la condizione sarà buona, sicuramente proveremo anche a togliersi qualche soddisfazione anche personale.